Vince il Tivoli in una partita vincente che poteva andare in un altro modo, ospiti bravi, arbitro però non all'altezza della situazione. Fossombrone, quattro difensori, Pagliari, Germinale e Battisti in attacco, con il nuovo arrivato Lorenzoni a ridosso delle punte. Casolla in panchina, ospiti quattro difensori, Savi e il bomber Maurizio in attacco e il numero 7 Pellegrini pronto a inserirsi. Si inizia con il Fossombrone subito alla ricerca del gol, al sesto sul proseguo di un calcio di punizione, delizioso pallonetto per Pagliari che da pochi metri dall'area piccola si lascia deviare però il tiro, nemmeno il tempo di imprecare. Un minuto dopo, calcio di punizione dalla fascia sinistra, Rovinelli sfiora di testa in area quel tanto che basta e insacca il vantaggio per il Fossombrone. Quattro minuti dopo, ancora Fossombrone vicino al raddoppio, palla in area per Conti, si salva il Tivoli ma il numero 8 bianco-blu ci mette comunque del suo. Nemmeno un giro di lancette, difesa del Fossombrone che tergiversa un po' troppo, palla a Arrucci che dalla lunga distanza lascia partire un tiro che viene deviato, mette fuori causa l'estremo difensore Amici e si insacca. Fossombrone fa fatica a riorganizzarsi, al sedicesimo contropiede micidiale sulla fascia destra dei laziali, Camilli entra di potenza in aria e viene trattenuto, rigore. Dal dischetto Maurizi calcia angolato ma non fortissimo e Amici ci arriva con bravura, ma poi sul pallone si avventa Diemma che raddoppia 2-1 per il Tivoli. Veloci, corti, grintosi, tecnicamente validi gli uomini di mister Granieri, alla faccia delle 7 sconfitte sulle 8 disputate fin qui fuori casa. Il Tivoli non concede tanto a un Fossombrone generoso ma non efficace. Al 46esimo gli uomini di mister Fucili chiedono un calcio di rigore per una trattenuta in aria su un giocatore che stava rientrando. Si prosegue tra le vivaci proteste. Si va a riposo con il Tivoli in vantaggio per 2-1, la ripresa con il Fossombrone alla ricerca del pari e ci va vicino al 15esimo con Battisti che su un batti e ribatti in aria impegna Zappala in una difficile respinta, ma il Tivoli c'è e al 22esimo in contropiede il nuovo entrato Recchiuti su imbeccata di Maurizi perde l'attimo buono, poteva essere il 3-1. Due minuti dopo i padroni di casa si fanno male da soli e restano in 10 per un rosso diretto a Conti, forse qualche parola di troppo. Si susseguono i cambi da una parte e dall'altra e al 26esimo arriva il terzo gol ospite, cross dal fondo, colpo di testa all'indietro per Maurizi che insacca il suo nono gol stagionale. Fossombrone in 10, ci prova ancora ma non è giornata e non è giornata nemmeno per i cartellini rossi. Il secondo è per Pagliari allo scadere, anche qui comunque non è stato un fallo di gioco ma probabilmente qualche parola di troppo. Finisce 3-1 per il Tivoli, una sconfitta che chiude comunque un 2023 ricco di straordinarie soddisfazioni per la squadra sulle rive del Metauro.